tutti ragazzi, io sono Kendall e bentornati in un nuovissimo episodio della fantastica Bosscraft. È finalmente arrivato il giorno in cui ci vendicheremo del boss degli abissi. Infatti credo di essere finalmente pronto. Probabilmente starete pensando, ma come pronto? C'hai soltanto una mela d'oro OP? Non vi preoccupate, ho un asso nella manica. Innanzitutto andiamo a dormire perché si sta facendo notte. Perfetto. E adesso vi faccio vedere tutto quello che ho preparato. Ma come primissima cosa dobbiamo incantare questa, ovvero il tridente. Però se non mi ricordo male l'ultima volta, esatto, mi usciva soltanto Riptide 1. E allora, anziché fare il tridente, mi faccio prima un nuovo set di piedini, sperando che esca ovviamente Protection. Perché mi avete detto tutti quanti che mi ero dimenticato appunto della netherite nel dungeon del boss, che sono andato a prendere. E quindi riusciamo a farci sicuramente un altro lingotto, fantastico, con cui posso farmi finalmente i piedini in netherite, in modo da essere full netherite, che ci servirà assolutamente contro il boss degli abissi. Ricordatevi che abbiamo già perso una battaglia contro di lui, quindi non lo voglio sicuramente sottovalutare. Fire Protection. E certo, te pareva che mi doveva uscire lo schifo dello schifo. E allora sapete cosa? Andrà benissimo Riptide 1. Oh, adesso ci siamo! Protection 4! Voilà, te pareva solo Protection 4, certo. Va bene, va bene, va bene, ci accontentiamo. Sapete perché mi accontento, ragazzi? Perché intanto qua c'ho Impaling, anche se non mi servirà praticamente a niente, ma io lo metterei. E dovrei avere anche qualche altro libro. Chissà se posso mettere qualcosina nei piedini. Aspetta, Feather Falling 4 sì, ce li posso mettere. Fire Protection ovviamente no, Multishot no, Piercing Efficiency Power no. Ok, potrei aggiungere Depth Strider e Unbreaking. Mi verrebbe a costare sicuramente una fucilata, perché guardate, allora, se faccio io adesso questo, ok, mi costa soltanto 4. Se poi faccio questo, mi costa 23 livelli. Però avrei dei piedini finali. L'unica cosa che mancherebbe sarebbe il mending. Quindi io sacrificherei molto volentieri Impaling 5, perché tanto utilizzeremo la spada oppure il martello. Questa la usiamo soltanto per scappare contro il boss. Ma prima fatemi fare un test. Proviamo a utilizzare questo tridente per vedere se riesco. Sì, a voglia, ragazzi. Cioè, guardate quanto lontano mi porta. Ok, perfetto. Questa sarà la nostra arma segreta. Non la possiamo assolutamente consumare. Ci servirà soltanto per scappare quando il boss ci bloccherà nella sua morsa. E adesso. Ah, così mi costa 15 però. Attenzione, facendolo al contrario mi costa meno. E io lo faccio. Protection 4, Depth Strider 3, Unbreaking, Feather Falling 4. Manca soltanto Mending, che però non ci servirà. Adesso prendiamo lo Smithing Template e facciamo, voilà, piedini in netherite. Ora sono al completo. L'unica cosa che dovrei cambiare prima o poi sono i gambali, che però non posso togliere perché hanno Curse of Binding. Quindi per il momento ce li facciamo andare bene. E adesso vi svelo la mia arma segreta. Sono andato in una magione a prendere ben due totem della non morte, perché mi ero dimenticato di questi. Grazie all'Imperocraft invece me ne sono ricordato e quindi li ho presi. Poi tra l'altro uno di voi mi ha detto che questo disco musicale qua mi droppa un'arma segreta. Ora io non so se mi stava trollando o se è vera questa roba, però proviamoci. Quindi a quanto pare devo dove ho messo i diamanti, scusate? Eh? Ah, eccoli. Quindi a quanto pare devo semplicemente craftare il jukebox, che se non mi ricordo male si fa così, giusto? Esatto. E poi inserire il disco musicale. Non credo che questa cosa funzioni, perché boh, mi sembra strano, ma proviamo. Ok, è partita la musica del boss. No, non funziona. Ok, non voglio stare ad ascoltarla tutta. Bellissima, per carità, ok, ma non mi serve a nulla. Quindi ragazzi, i preparativi sono finalmente giunti al termine. Adesso non mi resta che fare delle altre pozioni. Farò anche le Tarture Master. Ho fatto le Night Vision, così riuscite a vederci. E questa volta, anziché utilizzare soltanto le Tarture Master e quindi essere estremamente lento, mi berrò anche una pozione di Speed, in modo da annullare... No, che sto facendo? In modo da annullare la lentezza della pozione delle tartarughe. Così otterrò l'effetto di resistenza, senza però diventare una lumaca, o meglio una tartaruga. Allora, mi serviranno pozioni di forza, assolutamente, pozioni di Speed e pozioni di tartaruga. Questa volta il boss non ha speranze. Nel frattempo craftiamo un nuovo occhio. E sapete cosa? Io spero vivamente di riuscire a ritrovare tutte quante le mie cose, perché essendo comunque in una zona molto distante da quella mia, molto probabilmente riesco a ritrovare gli oggetti, perché probabilmente non sono neanche despawnati. E quella roba sarebbe OP, perché in questo modo c'ho due corazze finali e un doppio set di armi finali. Mi avete anche detto di aggiungere il Void Core a quest'arma qua, ma non funziona. Aspetta, forse non
non è il Void Core. Ah, per potenziarla devo inserire lo scudo. Però per avere lo scudo devo ottenere questi lingotti che si ottengono dall'ultimo boss, che ancora non abbiamo affrontato. Ricordatevi che quello probabilmente sarà il boss più potente di tutti. Ok, le pozioni di forza ce le abbiamo. Adesso ovviamente le trasformiamo in pozioni di forza 2. Mamma mia, io stavolta il boss lo sciolgo. Nel frattempo andiamo a riempire queste, così faccio le Turtle Master e poi anche le Speed. 1, 2, 3, 4, 5, 6, perfetto. Se perdo anche stavolta, ragazzi, cioè, è veramente incredibile. Lo so che ho soltanto una mela d'oro OP, ma secondo me basterà e avanzerà. Molto bene, quindi adesso creiamo le pozioni Awkward, così poi mettiamo gli Scoot, o meglio uno. Ok, ho fatto le pozioni Awkward, adesso facciamo l'elmetto, questo lo si mette qua, e le trasformiamo in Turtle Master. Nel frattempo direi di prendere dello zucchero, così poi posso fare le pozioni di Speed, e farei un saltino al volo in miniera per prendere dell'altra redstone, che ovviamente, ragazzi, ci servirà per fare le Turtle Master di secondo livello, così durerà 40 secondi l'effetto di resistenza anziché 20. In questo modo non dovrò berne più di una durante il combattimento, durante la fight. Cioè, io, ragazzi, non so che dirvi, ma più equipaggiato di così si muore. È impossibile essere più equipaggiati di così. Sono proprio al massimo del massimo. Sto utilizzando ogni segreto e ogni tecnica di Minecraft. Il tridente Riptide per scappare alla morsa del boss, mele d'oro OP, Turtle Master, totem della non morte. Questa volta ce la faremo. Tu verrai a casa con me. Onestamente, ragazzi, credo di poter battere anche il mostro delle fiamme al momento. Cioè, penso di essere proprio equipaggiato al massimo. Meglio di così non si può. Fatemelo sapere voi nei commenti, ovviamente, visto che alcuni di voi hanno già affrontato quel boss. Adesso abbiamo le Turtle Master, perfetto. Le trasformiamo in livello 2 con la redstone, così dovrebbero durare 40 secondi anziché 20, cosa che l'altra volta non avevo fatto. Infatti a un certo punto mi era finita, eccolo qua, mi era finito l'effetto di resistenza e iniziavo a prendere molto più danno. E adesso facciamo anche le pozioni di speed, che se non mi ricordo male si fanno awkward potion più zucchero, giusto? E poi mettendo la redstone dovrei andare ancora più veloce, cioè dovrebbe durare di più se non altro. Ok, voilà, sono prontissimo. Ok, swiftness, perfetto. Quest'arma qua non mi serve perché sott'acqua è inefficace, è inutile portarsela dietro. Anche l'arco in realtà non mi serve assolutamente a nulla, però me lo tengo. Posiamo anche questo, visto che questo qua funge già da piccone. Ok, 8 minuti di speed. E se metto glowstone dovrebbe ho sentito un creeper. Ok, se metto glowstone dovrebbe diventare... No, non è glowstone, ho sbagliato. Per farle di speed 2, ah, mi sa che lo dovevo mettere prima. Vabbè, fa niente, dai, 8 minuti di speed. Va bene uguale, va bene uguale. Ok, sono pronto con le pozioni. C'abbiamo i totem, c'ho l'arma segreta, ho le mele d'oro. Prendiamo molto più cibo, perché questo sicuramente non basterà. Dai, 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 dai. E direi, ragazzi, che è arrivato il momento. C'ho un po' di paura. Devo dire la verità, ragazzi, dopo aver perso la prima volta contro il boss, ovviamente adesso c'ho paura. Non voglio fare una figuraccia e perdere di nuovo, ma non succederà. Sono pronto ad affrontarlo. Mi sto dimenticando qualcosa? Direi proprio di no. Fammi controllare se posso fare delle altre mele d'oro, ma non penso. Non ho altre mele, vero? No. A posto. È tempo di partire. Se non sbaglio era da quella parte, vero? Ok, esattamente, era da quella parte. Questo per fortuna non si dovrebbe rompere, quindi uno basta e avanza. Mi faccio una barchetta e il resto lo teniamo qua, perché i blocchi ci potrebbero servire. È arrivato il momento, ragazzi. Se tutto dovesse andare secondo i piani, resterà soltanto un boss da battere, ovvero il boss delle fiamme. Non ve l'ho chiesto prima, ma ve lo dico adesso. Lasciate un mi piace per la bosscraft, mi raccomando. Questa serie è epica. Diamo un po' di bambù. Oddio, che fortuna, ho trovato il panda con il... con il muco al naso. Questo, ragazzi, è un segno. Questo è un segno. Stavo proprio per dire, diamo un po' di bambù al panda per buon auspicio, e ho trovato quello raro. Sono pronto. Oh, sì che sono pronto. L'imperatore non si arrende mai. E finalmente è arrivato il momento. Devo scaricare un pochettino l'energia e la tensione, perché mi sento vibrare in corpo. Quindi questo lo buttiamo. Mettiamo già l'inventario tutto quanto bello in ordine. Allora, Turtle Master ha la priorità. Questa la posso bere anche dopo con calma, idem questa. E quindi mettiamo Speed e Turtle Master come priorità. Il totem lo mettiamo qua. Lo scudo in questo caso non ci servirà a nulla al momento. E io, avendo due totem, cioè, se muoio sono proprio un nabbo. No, non è vero, non sono un nabbo se muoio. Semplicemente è molto forte il boss. Però non credo, non credo di morire. Dobbiamo proseguire? È certo che dobbiamo proseguire. Aspetta, che fai? Non la fai... una capatina all'interno di una piramide. Bevo una pozione di night vision. Oh, se la fortuna è veramente dalla mia parte, ci trovo un'altra mela d'oro OP qua. Se ci trovo un'altra mela d'oro OP è un segno. Oddio, che paura, sono un cretino. Mamma mia. Ok, non c'è la mela d'oro OP e non c'è nulla di utile. Stavo rischiando di morire. Ti immagini quel robo attivava la TNT?
Sarebbe stato un problema. Va bene, niente, me la darò più. Ne ho già una, basta e avanza. Tecnicamente manca poco. Abbiamo già trovato l'oceano, quindi dovrebbe essere qua vicino. E infatti è proprio di fronte a noi. Ci rivediamo, boss. Beh, tecnicamente dovrebbe già essere in vita. Non devo respawnarlo sicuramente. E quindi non appena entreremo dovremo stare già subito attenti. Iniziamo a spaccare un po' la pietra. Non è questa l'entrata giusta, ma non importa. Mi faccio strada da solo. Eccoci qua. Wow, finalmente potete ammirare questi giardini con la night vision. Le altre volte erano totalmente bui. Allora, totem ce l'abbiamo. L'arco non ci serve, le elitra non ci servono. Ci serve ovviamente la Turtle Master. Questo qua ormai non ci serve più, quindi lo togliamo. Speed c'è, strength c'è, questo c'è. Siamo pronti. O la va o la spacca. Oh, sento la musica. Eccolo. Lo sento. E lui mi ha visto, e lui mi ha visto. Allora, me la doro normale. Pozione di forza, pozione di speed, pozione di Turtle Master all'ultimo. Rimettiamo qua le pozioni e si va. Sono pronto, sono pronto, maledetto. Stavolta t'ammazzo. È come se t'ammazzo. Scappa. Oh, sono incastrato nella morsa. Fammi uscire. Ok, benissimo. Scappa. No, 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 no. No, ragazzi, non funziona. Ok, ce la faccio. Sì, scappa. Scappa e scappa. Bene. Allora, io tra un po' mi mangerei una mela d'oro P, quasi quasi. Non mi sono portato le porte, ma non importa. Dov'è? Dove sei, boss? Eccolo. Non mi devo fare prendere dal suo attacco stupido. Oh mio Dio. Mangia la mela d'oro, mangia la mela d'oro. Bene, sono tranquillo, sono tranquillo. Appena arrivo a metà vita devo scappare. Ok, mi metto qua. Mi metto qua, mi metto qua, mi metto qua. Dov'è la pozione di Turtle Master? La ribevo, non si sa mai. E mi ribevo anche Swiftness. Vai, è a metà vita, devo riattaccarlo. Muori! Maledetto! Mi hai ucciso una volta e non mi ucciderai mai più. Prendi questo. Guarda che anche io ho delle armi speciali, che ti credi? Scappa, 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 scappa. Ok, e mangia una mela d'oro. Ok, attacchiamolo. Vai, 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 vai. È in fin di vita, è in fin di vita. Ce la faccio. Oh sì che ce la faccio questa volta. Muori! Maledetto, muori! Scappa, scappa. Scappa, 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 scappa. Me la doro, scappa, scappa. Ha rigenerato la vita. Maledetto. Mi serve un'altra Turtle Master, eccola qua. Oddio, sto tremando. Sto tremando dall'ansia, non ci credo. Ok, vado contro il boss di nuovo. E questa volta sarà l'ultima volta. Ti faccio fuori, stupido. Me la doro. Guarda come mi incastra. E dai, vuoi morire una volta per tutte? Muori, muori, muori. Vai ragazzi, c'ha uno sputo di vita. Mi bevo un'altra strength, l'ho finita. Muori. E dai. Sì, 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 sì. Ce l'ho fatta, 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 ce l'ho fatta. Oh mio Dio, l'ho sconfitto. Non ci posso credere. È stato difficilissimo. E non ho neanche consumato il totem. Ragazzi, sta fight è durata troppo. È durata troppo. Stavo finendo pure gli effetti delle pozioni. Che cos'è che mi ha dato un uovo? Abyssal Egg. E questo che cos'è? Tidal Claws. Cosa fa? Ah, è tipo un rampino. Wow, che figata. Bello, bellissimo. Ragazzi, ho sconfitto il re del mare. E mi si stava rompendo anche questa. Che adesso non mi servirà mai più, per fortuna. Dobbiamo cercare di capire che cosa è quest'uovo. L'uovo abissale, io ho paura. Io ho paura di sto coso adesso. Per fortuna non mi ha rotto i pantaloni. Ho ammazzato 23 pesci tropicali. Non ci posso credere, ce l'ho fatta. Mi raccomando ragazzi, lasciate un mi piace per questo video. Resta soltanto un boss da affrontare. E sarà il più difficile di tutti. Dal vostro Kendall è tutto e noi ci vediamo domani con un prossimo video. Ciao!